Un esempio invece di produzione digitale, non di ampiezza, modulazione analogica di flussi, scusate. Adesso invece vediamo un esempio di una modulazione digitale di impulsi. Esempio PCM. PCM sta per Pulse Code Modulation. Pulse Code Modulation. Il PCM è la modulazione digitale di impulsi più vecchia, una delle prime utilizzate. È ampiamente utilizzata nella rete telefonica. Come funziona? Essenzialmente è uno step in più della modulazione precedente e come vedete, appena vi faccio il grafico, capite perché si chiama PCM, Pulse Code Modulation, si chiama modulazione analogica di impulsi, ma in realtà digitale di impulsi, ma in realtà è un campionamento e una quantizzazione. Quindi è una conversione analogico-digitale. Ecco perché ne stiamo parlando in questo frangente. Infatti prevede la presenza di un filtro anti-aliasing che avremmo potuto mettere anche nel caso precedente, l'avevo messo, ma prima del campionamento c'è sempre un filtro anti-aliasing. Campionamento. Sempre and all. A passo T, e a questo punto quello che esce è un segnale PAM che abbiamo appena visto. Quindi in questa zona qui, all'uscire di questo blocco, l'aspetto del segnale è quello di un PAM. In cui abbiamo una frequenza di simbolo, dove per simbolo per me è il campione, pari a 1 su T. O se preferite FC, perché se io campiono il segnale a passo T con C, io ho un simbolo, cioè un campione, ogni T con C secondi. O se preferite, ho una frequenza di FC, campioni al secondo. Mi fate uno scrivere, questi sono samples per secondo, campioni al secondo. Ma se ci fermiamo qui abbiamo una modulazione analogica di impulsi, che stiamo modulando l'ampiezza del treno di impulsi. Però se preferite una conversione TN. No, un campionamento è sempre molto, non una conversione TN. Nel PCM ci sono altri due blocchi. Il primo che fa la quantizzazione. Abbiamo detto, la conversione analogica digitale prevede un campionamento, una quantizzazione e una codifica, e sono tutti i blocchi che vedremo nel PCM: campionamento, quantizzazione a n livelli e cosa abbiamo quindi all'uscita di questo oggetto? È sempre un PAM, come forma del segnale è sempre un segnale PAM ed è il PAM in ingresso che è stato quantizzato, quindi fatemelo chiamare un PAM quantizzato. Il cui rate è sempre F con C campioni al secondo. Perché ogni T secondi io mando un campione, arriva un campione. Ora questo campione prima prendeva i valori reali, tutti quanti, adesso invece prende soltanto uno fra i possibili valori, perché l'ho discretizzato, l'ampiezza. E infine una codifica, in genere binaria. Quanti bit? Logico di n, se n è intero, altrimenti la parte intera superiore. Quello che c'è in uscita è un PAM quantizzato e codificato, cioè un segnale PCM.
Siccome adesso ci sono dei bit in uscita invece dei campioni, perché ogni campione è rappresentato solo nei livelli, ma questi nei livelli vengono rappresentati con ni bit, all'uscita avrò dei bit al secondo. E il rate è, abbiamo ni bit per ogni campione, i campioni arrivano a FC, campione al secondo, ho ni per FC, bit al secondo. Prima avevo FC campione al secondo, ora ogni campione viene rappresentato ogni bit, avrò ni per FC bit al secondo, il bit rate in uscita al sistema. Essenzialmente, se io in un certo intervallo, che vi devo dire, tra k k e k più 1 t ho un campione che è stato quantizzato su n livelli, fatemi fare un esempio con 4, n uguale 4, allora questo campione potrà assumere 4 livelli, livello 1, livello 2, livello 3 e livello 4. Un impulso negativo, ampio, questo, livello 1, livello 2, livello 3 e livello 4. È chiaro? Sono 4 livelli messi uno sopra l'altro. Come vedete qui l'informazione del campione, che può assumere 4 valori differenti, è immagazzinata nell'ampiezza dell'impulso, che può assumere 4 valori differenti. Dopo che lo codifico, se ho 4 valori mi bastano 2 bit e potrei dire che questo lo chiamo 00, questo lo chiamo 01, questo lo chiamo 10 e questo lo chiamo 11 come possibili livelli. Va bene? Il segnale qui allora che aspetto avrà? Dipende da qual è il segnale d'ingresso. Se era questo livello, se era questo, se era questo o se era questo. Nel primo caso ho 1-1. Come lo immagazzino? Adesso devo trasformare in 2 bit. E dove posso portare 2 bit con 2 impulsi separati? Ok? Solo che con impulsi così stretti non si capisce bene quello che volevo dirvi, quindi fatemelo fare con impulsi un po' più larghi. Disegno. Ok? Questo è 00, questo è 01, questo è livello 10, questo è livello 11. Quindi l'informazione è immagazzinata nell'ampiezza dell'impulso. Ora invece devo immagazzinare l'informazione nei bit, quindi è come se io dovessi trasmettere questo, che diventa questo. 1-1, impulso alto e impulso alto. 1-0, impulso alto e impulso basso, 0. 0-1, e 0-0. Ok? Questo intervallo è sempre ampio t, perché io in t secondi arrivo un campione e lo devo mandare. Non posso impiegare più in t secondi a mandare quel campione attraverso 2 bit, perché altrimenti ci impiego più tempo, poi mi arriverà il campione istante k più 1 e così via, e vado in overflow. Se mi arrivano
FC campione al secondo, io nel secondo devo buttare fuori D per FC bit. Quindi se in questo intervallo T mi arrivano un campione, io in questo intervallo devo buttare fuori 2 bit. Questo vuol dire che ogni impulso che porta un bit deve essere ampio la metà. Se prima era ampio T tutto quanto è simbolo e questo simbolo viene rappresentato con 2 bit, ogni bit deve essere ampio T mezzi. E lo vedete qua, questo è ampio T e qui mando un solo impulso. Questo unico impulso che mi rappresenta i 2 bit sull'ampiezza viene convertito, è come se avessimo convertito da parallelo a seriale, e quindi in quell'istante di tempo, in lo stesso intervallo di tempo ampio T, devo mandare informazioni attraverso 2 bit, quindi ho bisogno che il tempo di bit sia T mezzi e T mezzi. T mezzi dedicato al primo bit e T mezzi dedicato al secondo bit, lo vedete? Vedo facce non convinte. Mi sembra chiaro? Ok? Almeno a me sembra chiaro, anche a voi sembra chiaro? Quindi vuol dire questo è ampio T mezzi. Se ci, è T mezzi perché ci sono 2 bit, se ci fosse stato N bit sarebbe stato T su N. Questo è ampio T su N, facciamo T mezzi, e tutto quanto rimane ampio T secondi. A questo livello siamo in questa situazione qui. Vedete? L'ampiezza del campione viene mantenuta per T secondi. Se avessi utilizzato un campionamento sempre and hold in cui l'impulso ha durata T. Quando lo quantizzo, questo livello qui deve essere quantizzato su 4 livelli. 2 negativi, 2 positivi, perché io qui ho fatto un disegno in cui il segnale è sempre positivo, ma magari qui diventa negativo, ok? Okay. Quindi a questo livello abbiamo il segnale che è stato quantizzato. Mi focalizzo sul cappesimo intervallo di campionamento. Una volta quantizzato su n livelli può prendere n possibili valori. L'informazione è immagazzinata nell'ampiezza del bit dell'impulso. E l'impulso è molto largo, quindi il segnale avrà una banda piccola. Dopo, quello che faccio dopo la codifica è che io immagazzino informazioni di ogni bit su ogni impulso. Avendo convertito ogni livello in n-bit, ho bisogno in n sottintervalli. Fatemi chiamare intervallo di bit ognuno di questi. Quindi ho bisogno di impulsi che hanno una durata n volte più piccola, perché nello stesso intervallo di tempo T, adesso devo dividerlo in n sotto intervalli e ogni intervallo, l'ampiezza di ogni intervallo porta un bit. Quindi la banda qui sarà aumentata di n volte, perché il tempo dell'impulso da T diventa T su n, quindi abbiamo un tempo di impulso n volte più piccolo e quindi una banda n volte più grande. Quindi non vi meravigliate se l'uscita del segnale PCM, di questo blocco del PCM, darà luogo a un segnale digitale e la banda occupata sarà n volte più grande della banda occupata nel caso precedente, quello del segnale PAN. Ma vediamo meglio. Intanto che aspetto ha l'uscita del PCM? Beh, potremmo descriverla in questa maniera: x di t, l'uscita, sarà una sommatoria su k appartenente a z di campioni per pt meno kt. Ma ora ogni campione viene rappresentato da un certo numero di bit,
Quindi qui abbiamo un'altra sommatoria su n che va da 1 a n, il b di n ed m di k a t per l'impulso, quindi t meno n t con b meno k a t. Cosa significa questa scrittura? Nel kappesimo intervallo io ho a che fare col campione m di k a t. Questo campione m di k a t viene rappresentato con i bit, il bit 1 relativo al campione m k a t, il bit 2 relativo al campione m k a t, il bit 3, 4, 5 e il bit n-esimo relativo sempre al campione m di k a t. Ho indicato con b di n m di k a t come l'ennesimo bit del campione m k a t una volta che l'avete quantizzato a n livelli, cioè n bit. Ok? Ora ogni bit viene immagazzinato nell'ampiezza di un impulso, quindi se il bit fa 0, impulso nullo, se il bit fa 1, impulso l'ampiezza, ampiezza di impulso. E questi impulsi sono uno a fianco all'altro, e quindi il primo impulso è relativo al bit 1, e qui fatele partire da 0 a n-1. Tanto i bit o li chiamate 1 o n, o 0 a n-1 è sempre n, però almeno così quando n fa 0 parte esattamente da 0, altrimenti partivo da non ti convi. E quindi p è l'impulso che porta, fra virgolette, il bit ennesimo. Quando n fa n più 1, quindi state guardando al bit successivo, devo spostare l'impulso di un ti convi avanti e un ti convi avanti e così via. Qui t con b è quello che nel disegno avete indicato con t diviso n, è il tempo di bit. T è il tempo di campionamento, cioè il tempo di simbolo. Ogni simbolo viene rappresentato ogni bit, t con b è il tempo di bit. Quindi se questo è t, questo è t su n. Quindi qui avete l'impulso, questo è l'impulso p di t meno k a t, perché è il primo bit e quindi n fa 0. Poi lo traslate di un t con b e questo è p di t meno t con b meno k a t e così via. Ok? Lo vedete? Perché meno k a t? Perché sono anche al peso intervallo, se non ci metto meno k a t sono sempre a 0. Ma la doppia sommatoria mi serve per descrivere il kappesimo campione e l'ennesimo bit. Ma se mi metto all'uscita e guardo quello che vedo all'uscita, io vedo una fila di bit. Se non sono interessato a sapere chi è questo bit qui, se è il secondo bit del kappesimo campione, oppure se partendo da 0 è il 127esimo bit partendo da 0, se non mi interessa sapere o riconoscere dalla sommatoria chi è questo bit, io all'uscita vedo soltanto una fila di bit, quindi una somma su L appartenente a Z di B con L P di T meno LT. Posso anche scrivere in questa maniera e ci sarà una corrispondenza 1-1 con questi oggetti, perché L uguale 0 è il bit che sta in 0, quindi corrisponde a K uguale 0 ed N uguale 0. Perché non va anche, cioè perché va anche sui negativi? È perché qui ho detto che va da meno infinito a più infinito. Sto immaginando un segnale che va da meno infinito a più infinito. D'altra parte è SSL il segnale, quindi per SSL deve andare per forza da meno infinito a più infinito. Poi nella pratica essere SSL, cioè andare da meno infinito a più infinito, vuol dire che la durata del pacchetto è molto grande. Non veramente che vada da meno infinito a più infinito. Molto grande rispetto al tempo di bit o di simbolo. Ma tutto sarà molto grande rispetto al tempo di bit o al tempo di simbolo. Immaginate una fotografia trasformate una stringa di bit, quanto occupa la fotografia? Un megabyte?
500 kilobyte, 500.000 bit. E beh, abbiamo un pacchetto lungo 500.000, direi che è piuttosto lungo rispetto all'ampiezza del tempo di bit. Questo vuol dire da beneficio al più fino poi nella pratica. La band, intanto vedete che questo segnale PCM, questo è un segnale PCM, ha l'aspetto di un segnale PAM, perché si scrive come somma di coefficiente, una sequenza, per impulso. Quindi il segnale in uscita al PCM è un segnale PAM, non è una PAM, pulse amplitude modulation, è un segnale di tipo PAM, perché è una sommatoria di sequenza per impulso. Quindi ha l'aspetto di un segnale PAM, e quindi so la topografia e so anche la PSD. L'unica differenza è che qui i simboli A con K sono semplicemente Bernoulli, perché o sono 0 o sono 1. Va bene? E quindi sappiamo anche quanto è la banda. In particolare adesso la banda è, come al solito, proporzionale alla banda dell'impulso, ma la banda dell'impulso non può essere più piccola di 1 su 2 t con v stavolta, perché i simboli sono ogni t con v, mentre prima erano ogni t con s, ora i simboli sono ogni, i simboli di neutron bit, ora ce n'è uno ogni t con v. Prima nel PAM ogni simbolo arrivava ogni t con s secondi, ogni passo di campionamento c'era un simbolo, e quindi la banda era, non poteva essere più grande, più piccola di 1 su 2 t con b, o se preferite di f con c. Ora invece ogni simbolo viene codificato in d bit, quindi il tempo dell'impulso è d volte più piccolo. T con b, vi ricordo che n su è t con e, t diviso n, tempo di bit n volte più piccolo del tempo di campionamento, tempo di simbolo, perché ogni campione viene codificato con n bit. Ma 1 su t si chiama frequenza di campionamento, 1 su 2t, scusate, 1 su t, quindi questo è n per fc mezzi. Come vedete, è n volte più grande la banda minima, perché ho utilizzato l'impulso n volte più piccolo, era ovvio. Siccome la frequenza di campionamento è pari a 2 volte la banda più la banda di guardia, quando fate diviso 2, questo è n per W più banda di guardia, che è sempre maggiore o uguale di n per W. Questo è il limite inferiore. In realtà questo è un limite inferiore, ma lo dovete guardare, chiaramente non staremo mai qua. Abbiamo detto, per arrivare qua dovete selezionare solo la replica centrale, quindi è come se non stesse campionando, quindi questo non ha senso. Questo è quello che ha senso. Ok? E questi bound qua sono soltanto per darvi un'idea, perché se fate il conticino e viene fuori un numero strano, che è addirittura più basso della banda del messaggio, c'è qualche problema. La banda è sempre più o meno la banda dell'impulso, e rispetto al caso precedente è di volte più grande. Va bene. Se non avete domande, facciamo qualche esercizio. L'esercizio è questo: abbiamo un messaggio MT che è SSL con autocorrelazione pari a 2 sync 4 di 10 alla 4 tau e con massimo valore
pari a 10. Quindi l'ampiezza massima di questo segnale M è 10. L'autocorrelazione è 2 sin quadro di 10 alla 4 tau ed è SSL. Bene, questo segnale MT viene campionato e quantizzato, insomma viene convertito dall'analogico al digitale attraverso un sistema PCM che utilizza impulsi polar non return to zero. Vediamo dopo che significa. Le domande sono: se si utilizza una banda di guardia di 2.5 kHz e una codifica, una quantizzazione a 128 livelli, allora calcolate il bitrate, l'SQNR e la banda occupata dal segnale. Domanda 2: se invece di essere assegnata la banda di guardia e il numero di livelli e quantizzatore viene assegnato un SQNR target, cioè voglio perlomeno 56 dB, allora calcolare il numero minimo di livelli necessari per avere quell'SQNR minimo e calcolare poi i corrispondenti valori di SQNR e banda. Casomai invece non fosse assegnato un minimo livello di SQNR da garantire, ma fosse assegnata una massima banda che si può avere nel segnale digitalizzato, e la banda massima che si può avere è 186 kHz. Allora, calcolare l'SQNR massimo che si può ottenere in questo caso e i corrispondenti valori di frequenza di campionamento, numero di livelli, banda di guardia e bitrate. Ok? Punto 1. Calcolare il rate, l'SQNR e la banda occupata dal segnale. Per calcolare il rate devo sapere quant'è la frequenza di campionamento e quant'è il numero di bit per ogni campione, ok? Perché il rate è: io mando un bit ogni t con b secondi, o se preferite mando ogni bit ogni t secondi, o se preferite mando ogni bit per fc secondi, bit a secondo. Potete scrivere uno di pari. Ni bit per ogni campione, fc campione al secondo, ni per fc. Ma la frequenza di campionamento è due volte la banda più la banda di guardia. Per sapere quant'è il bit rate mi serve il numero di bit, la banda del segnale e la banda di guardia. Ma la banda di guardia è assegnata, è 2.5 kHz. In realtà anche il numero di bit, che sono 128 livelli, ho 7 bit. E questo fa 7 e questo fa 2.5. Sono assegnati questi bit. Quello che manca è la banda del segnale, M. Alle volte lo chiamo messaggio, perché immagino che poi dopo questo oggetto vada trasmesso.
però non è detto. Come faccio a trovare la banda W del segnale L? Beh, c'è l'autocorrelazione lì sopra. Se ne faccio la trasformata di Fourier, vedo che aspetto A e capisco la banda. Quindi questa informazione qui è molto utile perché vi dà luogo all'APSD di L. E la trasformata del sinc quadro è una finestra triangolare. Dovrebbe essere 2 su 10 alla 4 lambda di F su 10 alla 4. La 4 vuol dire che la possiamo scrivere in kilohertz. Va da meno 10 a 10 kHz. Ok? Di conseguenza ho appena capito che la banda fa 10 kHz. E allora qui abbiamo 10 più 2,5 fa 12,5, per 2 fa 25, 25 per 7, 175. Dico qui al secondo, mi raccomando sempre unità di misura perché altrimenti non so di che si tratta. E anche se lo sapessi potrei non sapere se sono kilobit, megabit, gigabit o qualcosa. Ok? SQNR, rapporto segnale rumore di quantizzazione, è la potenza del segnale M diviso la potenza dell'errore di quantizzazione. Quindi mi serve perlomeno la potenza del segnale M, ma ce l'abbiamo perché lì c'è anche l'autocorrelazione. Autocorrelazione di 0 mi dà la potenza. A quanto pare sono 2 watt perché la sinc in 0 fa 1 e qui sono 2 watt di potenza di segnale. Quindi la potenza del segnale M ce l'abbiamo, è 2 watt. Ci serve la potenza dell'errore di quantizzazione. Ma se vi ricordate, il quantizzatore funziona in una zona in cui l'errore è granulare, in un'altra zona in cui l'errore è di sovraccarico, ma soprattutto funziona in una certa maniera con un certo quantizzatore uniforme, in un'altra maniera se il quantizzatore non è uniforme, qui dobbiamo fare qualche assunzione. Ma soprattutto devo capire qual è la zona che voglio andare a quantizzare, perché se il messaggio prende valori fra 50 e 60, io non è che vado a quantizzare l'intervallo fra meno 5 e 5, altrimenti non ci sarà mai il segnale da dentro. Qui un'informazione ce l'abbiamo perché dice la massima valore, il massimo valore dell'ampiezza del messaggio del segnale M è 10. Quindi questo segnale M è compreso fra meno 10 e 10, al di fuori non c'è. Di conseguenza non c'è alcuna ragione di andare a porre qualche livello di quantizzazione all'esterno di questo intervallo a meno 10 e 10. Ok? Cioè, se io so che il segnale è compreso tra meno 10 e 10, i miei 128 livelli di quantizzazione li vado a mettere tutti qua dentro. E l'ampiezza di un intervallino di quantizzazione, che abbiamo sempre chiamato delta, sarà quanto? 20 di 628.
siccome non sappiamo null'altro del segnale, quindi non sappiamo bene qual è la sua densità di probabilità, lo prendiamo uniforme il quantizzatore a passo delta, e assumendo che in questo delta, che sembra piuttosto piccolo, perché 20 su 128 sembra piuttosto piccolo rispetto all'ampiezza del segnale, che invece è proprio 10, posso immaginare che la densità di probabilità del campione M che vado a quantizzare sia più o meno piatta in quell'intervallo di quantizzazione, e posso quindi assumere che il rumore di quantizzazione sia più o meno uniforme. Questo perché, lo ripeto, è ampio da meno 10 a 10 i valori di escursione del segnale. In un passo di quantizzazione che è pari a 20 su 128, posso immaginare che la PSD del segnale, del campione, scusate, sia più o meno piatta. Di conseguenza, vale approssimazione che l'errore di quantizzazione è uniforme. Quindi errore granulare non ce n'è, perché il quantizzatore non va mai in sovraccarico, perché io non sto mai all'esterno all'intervallo meno 10-10. L'errore granulare è più o meno approssimabile con uniforme, la sua potenza è pari alla sua varianza, perché è media nulla, delta 4 dodicesimo. Delta quant'è? Abbiamo detto 20 su n. Quanto fa tutto questo numero? Al numeratore abbiamo 128 e 2 alla 7, al quadrato fa 2 alla 14. 2 per 2 alla 14, sotto abbiamo per 12, sotto abbiamo 20 al quadrato, quindi 2 al quadrato 4 per 10 al quadrato. Questo fa 3. È 4 per 25, ma a questo punto facciamo 100, quindi è 6 per 2 alla 14 diviso 100. Qualcuno ha una calcolatrice? Fate un attimo questo conto, per favore. Non lo facevo solo a te. Che in decibel è? Quasi 1000, quindi quasi 30. Sì, 29,9. 30 va bene, l'approssimazione. Va bene. Finiamo soltanto il punto 1, perché questo punto direi che non ce la facciamo a finire l'esercizio. E il punto 1 si conclude calcolando la banda del segnale X, ma la banda del segnale X è più o meno proporzionale alla banda dell'impulso B, e a questo punto viene utile quest'altra informazione che mi dice che gli impulsi sono polar, non return to zero. Ne parleremo la prossima volta, cioè domani, ma per adesso questa informazione qua si traduce semplicemente in impulso rettangolare ad ampiezza pari al tempo di t. Ok? Quindi, se quell'informazione, cioè che gli impulsi utilizzati dal sistema PCM sono polar non return to zero, si traduce semplicemente nell'informazione che gli impulsi utilizzati dal quantizzatore sono impulsi rettangolari ad ampiezza pari al tempo di bit, allora io conosco la banda, perché la banda è più o meno l'inverso del tempo di bit. Anzi, manteniamoci larghi, voglio prendere la banda a secondo nullo.
che la finestra, perché per la finestra rettangolare, se non ricordo male, prende il 95% di energia. Allora, 2 sotto i combi. Qua sotto scriveteci sempre quale nozione in banda state utilizzando, ok? Perché chiaramente 2 sotto i combi ha un significato, un concetto di banda, e un altro concetto di banda. Qui sto prendendo il secondo nullo. Va bene? Lo scelgo io. Se prendete un'altra banda otterrete un altro risultato, quindi non c'è un risultato corretto e uno non corretto. Ma 2 sotto i combi, prima di andare avanti e farvi tutti i conti, l'ho già calcolato, perché 1 sotto i combi è il bitrate. Questo è semplicemente il doppio di quel valore lì. Ok, quindi 175 per 2. 350, chiaramente non kilobit al secondo, questa è una banda. Kilohertz